Bene. Iniziamo. Oggi ci scaldiamo 5 minuti. No, noi abbiamo già iniziato. Praticamente almeno un mese soft, no? Ci scaldiamo bene bene, 5 minuti. Poi facciamo un interval training, ovvero faremo un pezzetto dove faremo alzare la frequenza cardiaca semplicemente allungando il passo e mantenendo il ritmo della musica, intervallato ad esercizi corpo libero, ok? Visto che è la prima volta, il primo giorno che facciamo l'interval training quest'anno ad alta intensità, faremo solo 30 secondi di passo veloce alternati ad esercizi a corpo libero. Quanto ci vuoi portare? Eh? Da quanti minuti vuoi portarci? No, un minuto. Ma sì. Allora Valentina, tacco, pianta e spingi con la punta del piede. Praticamente è il passo normale, solo che accentuiamo l'appoggio del piede. 4, 3, 2 e 1, cammino. Passo corto. La Giulia sarà a casa a allenarsi a distanza. Sicuro? E ancora, tacco piante punta. Quattro. Tre. Due. Uno. E cammino. Normale. Ciao Angela, in prima fila. Perché così almeno riesco a sistemare. No, non riesco a modificare. Non è che mi taglio la testa, no? Sono precisa. Ah, sta controllando che si vede. La Laura si vede. Perché le sue bimbe la controllano a distanza. Sì, Emma è iscritta. Brava Emma. Un piede davanti all'altro, cammino come se fossi su un filo, senza incrociare. Angela, tutto bene? Brioche? Male. E cammino, solo cammino, passo non troppo lungo,
ci dobbiamo solo scaldare, anche se fa già caldissimo. No. Questa volta cammino solo su un bordo. Vicino vicino a un lato. Qua. 3, 2, cambio parte. L'altro bordo. Sempre un piede davanti all'altro. E cambio. Qui. Qua. 3, 2, cambio. Qua. 3, 2, cambio. Qua. 3, 2, ancora. Bene, centro. Siamo pronte? Possiamo iniziare col passo lungo veloce per 30 secondi? Vado. Lungo. Ancora 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, niente, 3, 2 e 1, stop. No, perché pensavo di avere il CD con le campanelle e non ce l'ho. Quindi dovete accontentarvi di io che conto. Scendo, squat, salgo con una leg extension laterale. Va bene? Vado. Squat, leg extension. Sempre la stessa parte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 6, schiena dritta, 5, 4, 3, 2, cambio parte, 8, 2, 3, 4, 5, gambe larghe, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Qui, lato, lato, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riprendiamo, squat, leg lift, scendo, salgo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
lato, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, gli ultimi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, stop, torno. Come va? Cammino! Siamo pronti per aumentare l'ampiezza del passo? La Laura mi guarda l'orologio pensando, lei non ce l'ha, però io sì controllo. Sì, una volta a lezione, Laura. Quindi Laura, ci dai tu il via? No, ma via da tutto, io non so. No, ma quando ti è comodo? Sì. Via. Lungo. Secondi, anche veloce, mica lungo e lento. No, la Laura qui davanti. Sto, accorcio e scendiamo subito, subito. Tappetino. Ho sentito un a meno male, ma non credo che sia così, però. Da qui, ginocchio al petto e salgo. Ginocchio, salgo. On, su. Due, su, tre, su, quattro, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, e appoggio il salto delle ginocchia a terra, ritorno, cambio gamba, on, su, due, su, tre, su, che io scivolo, quattro, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, cambiamo parte, allunghiamo un salto, ancora una serie. Adesso che abbiamo imparato come si fa, oh, su, due, su, tre, su, quattro, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, su, appoggio, e andiamo con l'altra. Valentina, tutto bene? Qui, su e allungo. On, su, due, su, tre, su, qua, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, qui. Come va? Benissimo. No? No?
pensate, uno degli ultimi esercizi della passata stagione era scendo e salgo, scendo e su. Sì. Va bene, fatemi vedere. No, allora pensate di appoggiare i gomiti a terra, poi non li appoggiamo perché sennò non ci alziamo più, però l'idea è appoggio i gomiti a terra e con i tricipiti ritorno nella posizione. Laura, appoggio i gomiti a terra, da qui? No. Guarda, da qui, appoggio e salgo, scendo e su, su, due, su, tre, su, qua, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto e stop. Allungo e ritorniamo sul tappeto, perché un altro non ci sta, siamo stati lente, mi avete distratto. Lavorare da qui
salto. Ho qui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scendo e glutei. Vado. 2, questo è come se fossero un rilassamento. 3, 4, 5, no, ne dobbiamo fare, no, ne dobbiamo fare 32. 8, 7, 6, se perdo il conto me ne lo ricordate voi. 4, 3, 2 e ancora 16. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Stretch velocemente e torniamo sul tappeto. Come va? Su, su. Cammino. Adriana, tutto bene? Non dite nulla. Ma era faticosa anche quella di lunedì. Ma perché è il tempo? Sì. È il tempo. Che eravamo abituati al sole. Adesso questa pioggerella. Laura. Dacci là. Via. Lungo, veloce. Rallento e giù. La Giovanna era già giù. Push up. Calma, calma. Che fretta. Li facciamo con l'appoggio di un ginocchio, guardate, mi giro un salto. Un ginocchio terra, piego, su, piego, su. Allora, alternativa, tutte e due le ginocchia a terra, ok? Alternativa senza usare le braccia è dura. Lo potresti fare come? Fai addominali. Le addominali, ecco, i gomiti no. Fai addominali. Non fanno mai male. Sì. Stacco, quindi una gamba, piego e su. 2, 3, 4,
5, buttate il peso sulle braccia. 6, 7 e 8. Metti il doppio tappetino, allungo. E va. L'altra, cambio gamba, solo 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono pesantissimi, e 8, allungo, e adesso per riposare un salto facciamo due addominali, va, solo crunch, su, on, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Ritorniamo, facciamo ancora una serie di push up. Ce la facciamo? Non possiamo avere le braccia molli, su via. Volete farlo? Dai, questo qui, visto che è la prima volta, con tutte e due le gambe appoggiate, dai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Ritorniamo sugli addominali, schiena a terra. Questa volta manteniamo le gambe, i piedi sollevati da terra, le ginocchia in alto, quindi da qui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ce la fate salire? Al massimo vi attaccate. Abbiamo il tappeto apposta. La Laura ha già dato un'occhiata all'orologio. Laura! 10 minuti di adesso è passato il giro. Aspetteremo 30 secondi. Eh certo. Si potrebbe fare anche a 15, e a 45, però via. Passo lungo. E scendiamo, spostiamo un salto
tappetino, semplicemente affondi alternati in avanti, quindi affondo e affondo, giù e giù, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, schiena dritta, cinque, quattro, tre, due, uno, bruciano le gambe, sciolgo, faccio ballare i muscoli, fa niente, io dico faccio ballare i muscoli, poi balla quello che balla. Andiamo ancora una serie. Otto. Due. Tre. Cinque. Otto. Otto. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Stretch un salto portando il tallone al gluteo. Su. E. Su. Su. Laura, guarda, ha fatto una facciaccia. Via, mi sa che vi ha rubato un paio di secondi, perché quei 5 secondi sono pazzi eterni, come i miei. Andiamo. Tappetino nuovamente. Butterfly crunch. Uniamo i piedi, nel momento in cui ci alziamo in crunch, sulle gambe e giù, anzi teniamole sempre su, perché mi sa che oggi non vanno più su, vado su, solo su, vado, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,
6 4 3 2 e 1. Appoggio, salgo e scendo, bridge, su, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1. Chiudo le gambe, piedi in alto, ancora crunch, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, scendo. Marching bridge, quindi quando salgo stacco un piede, è l'ultimo esercizio, è all, su, 2, su, 3 e 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, stop, gambe in alto, le tengo, agevoliamo il ritorno venoso, già che siamo qui, facciamo delle circonferenze, tracciamo delle circonferenze con la punta dei piedi. Cambiamo senso alla rotazione. Ok, porto le ginocchia al petto. Dondolo sulla schiena e mi alzo. Tutto bene? Sì. Mi penserete, ma no. No, li ritiro. Mento il petto. Pian piano mi alzo, srotolando la colonna. E giro le spalle. Respirone, su. Giù, ciao. L'ultimo, su. E poi tutti giù. Bravissimo.